Ben ritrovati. Se io prendo delle foglie, vedete, e le lancio di qua, oppure le lancio di qua, faccio dello scompiglio. Ecco, siamo nella tenuta dello scompiglio con una delle componenti dell'Associazione Culturale Scompiglio, appunto Salvina Rosso. Intanto, questa associazione da quanti anni esiste e quali sono le sue finalità? L'associazione esiste da molti anni. Nel 2008 abbiamo cominciato a fare delle performance all'aperto, perché la tenuta era già stata... Sì. Performance di che tipo, perché non ho ancora precisato? L'associazione si occupa di arti contemporanee e si occupa di arti visive, performance di teatro non parlato, teatro ragazzi, rassegne di teatro ragazzi, anche concerti sempre di musica contemporanea. Ecco, prevalentemente i vostri programmi, le vostre mostre si svolgono nel periodo della cosiddetta bella stagione. Noi abbiamo adesso un teatro per cui le mostre si svolgono all'interno del teatro durante tutto l'anno, escluso i periodi adesso, il periodo di fra Natale, Capodanno e primi di gennaio, dove c'è una pausa naturale della stagione, dopo si riprende in gennaio e ci sono due stagioni classiche da gennaio a luglio e poi da settembre a dicembre. Bene, noi ci troviamo davanti a un bellissimo laghetto, un laghetto artificiale, vero? Sì, questo laghetto artificiale lo chiamiamo lo Stagno, fa parte della tenuta. La tenuta è una tenuta secentesca appartenuta ai conti Minutoli Tegrimi. E famiglia storica, famiglia lucchese. Storica lucchese, nobiliare lucchese, che per anni ha utilizzato la residenza come residenza estiva con coltivazione di olio e di vino, e per questo tuttora infatti l'azienda agricola ha ripristinato i vecchi vitigni e tutto quello che riguardava le produzioni autoctone per riprendere la produzione di vino e di olio, però in maniera biologica, con metodi biologici, per cui adesso noi siamo ufficialmente una tenuta biologica. Ecco, tenuta biologica, scompiglio, come ho già detto scherzosamente, ho iniziato a prendere un po' di foglie, a creare scompiglio. Perché? Perché c'è cultura, storia e agricoltura. C'è tutto, la tenuta dello scompiglio è nata con l'idea di unire cultura e coltura, perché l'idea di base era quella di creare un teatro che potesse portare avanti appunto la parte culturale di questa struttura, e poi nel frattempo sono stati recuperati tutti i vitigni e le viti autoctone per rifare il vino e l'olio, e quindi è nata di conseguenza anche un'azienda agricola. Bene. E nel frattempo è nato anche un ristorante che fa parte, assieme all'azienda agricola, di un'unica struttura. E andremo a visitare, soprattutto a realizzare il piatto. A proposito del piatto, a lei piace il cavolo nero? Sì, sì, molto. Beh, cavolo nero è imprescindibile, ortaggio invernale, uno su tutti, non può mancare chiaramente sulle tavole dei toscani, in modo particolare nella ribollita, ma anche in altri piatti. E noi andremo a fare la conoscenza di Gigi, vero? Si chiama Gigi? Gigi, sì, Gigi, che si occupa proprio Bene, di questo settore. La ringrazio molto. Grazie, arrivederci. Gigi, Gigi, è pronto il cavolo? Benvenuti a Pausa Caffè. Oggi parliamo dell'arte in cucina. Siamo con Domenico Monteforte, che ci racconta come nasce l'idea di questo libro, che mette insieme arte e ristorazione, arte e ricette. In questo libro ci sono 76 artisti, anche di fama internazionale, abbinati a 76 ristoranti italiani e non solo, e in abbinamento a 76 ricette. Domenico, come nasce questa idea? Nasce dalla mia passione per la cucina. Io di mestiere faccio il pittore, sono un artista, però ho una grande passione per la cucina che mi viene dalla mia famiglia, perché insomma mia madre era una cuoca molto brava. E quindi hai ispirato sempre buon gusto, sia artistico e anche proprio culinario. Sì, diciamo che io quando cucino è un po' come quando dipingo, cioè mi piace usare le verdure, tantissimi colori, proprio come fossero degli abbinamenti. Ecco, l'idea è nata così, di coinvolgere amici artisti e vedere quello che poteva saltare fuori. Siamo andati oltre le aspettative, francamente. Ecco, questo libro infatti, edito da Editoriale Giorgio Mondadori, ha praticamente bruciato le tappe, nel senso che le copie sono finite in pochissimo tempo.
Sì, in 3 settimane è andata esaurita la prima edizione, siamo andati in ristampa, cioè una cosa che insomma di questi tempi non è così semplice, perché i libri purtroppo non hanno questa risposta così immediata, invece questo è stato benedetto, per cui... E oltre, diciamo, a una parte sugli artisti, appunto, che racconta la biografia dell'artista, una parte sul ristorante e la ricetta, ci sono anche degli interessanti intermezzi su personaggi di vario tipo. Sì, allora, quando io l'ho pensato, ho pensato a un libro di ricette, ma ho pensato a un libro di biografie di artisti, e ho pensato anche di inserire delle interviste di personaggi che potessero in una qualche maniera interessare un lettore, per cui è un libro che si legge proprio, è proprio un libro da leggere. Domenico, come riassumi questo tuo rapporto tra arte e cucina? Te lo riassumo così. Io vi consiglio questo libro perché, oltre ad ampliare i vostri orizzonti culinari, sicuramente amplierà anche le vostre conoscenze artistiche. Gigi, eccolo qua Gigi. Oh, Gigi che sta già cogliendo le foglie di cavolo, vero? Sì, cavolo nero. Cavolo nero. Ecco, intanto la coltivazione del cavolo nero. E quando è giusto raccoglierlo? In che periodo? Allora, il miglior periodo è quando arrivano le prime gelate, i primi freddi. Però la pianta, per farla venire grossa e abbondante, dà già le foglie in anticipo, già anche a settembre volendo, però rimangono piuttosto dure. Bene. Allora, tu intanto continua a cogliere, perché qui vi presento prima di tutto Valentina, per motivi anche di cavalleria, che è la chef del ristorante dove andremo a realizzare il piatto, e poi il nostro Paolo Pellegrini, giornalista, enogastronomo, come ho già definito più volte, il guru della enogastronomia appunto toscana. Allora, come cucinerai questo cavolo? Allora, con questo cavolo faremo una carbonara scompigliata, che è una pasta, un primo piatto, senza vegetariano, quindi senza guanciale o pancetta, dove noi andremo a stufare il cavolo nero da crudo in padella con un soffritto di cipolla e carote, e andremo poi a saltarci la pasta amalgamandola poi in ultimo con un tuorlo d'uovo e pecorini toscani. Bene, allora vieni qua, intanto munisciti di cavolo nero. Ecco, il nostro Gigi ha già tagliato adeguatamente, lo mettiamo nella cassettina. Cosa dire del cavolo nero? La carbonara scompigliata. Ma questi ragazzi. È che siamo nell'azienda. No, e siamo nella tenuta dello scompiglio. Un poteva che essere scompigliato. Però c'hanno idee, nel senso, la carbonara, vedi che può diventare anche una cosa diversa, facendo ricorso alla regina dell'orto d'inverno, che è il cavolo nero, che ci si fa col cavolo, cioè che per cosa è tipico? Per la rivollita. Per la rivollita o per la farinata incatenata. Perfetto, anche. Incatenata, meravigliosa, incatenata. Zona dell'Alta Versilia, tra l'altro. Certo. Sì, è vero. Bene, cavolo. Come vedete, quanti bellissimi spunti ci sono in Toscana. Allora, Paolo, sei pronto per l'assaggio? Noi siamo pronti a questo punto, andare in cucina. Gigi, attenzione, Gigi, vuoi salutare qualcuno? Visto che siamo allo scompiglio, facciamo tutto naturale, tutto a chilometro zero, siamo tanti organi collegati, orto, cucina, vigna, cucina e non solo, anche teatro. Io che sono allo scompiglio, io qua mi ripiglio. No, questa la tagliamo. La tagliamo? No, teniamola, via, andiamo in cucina, via. Gigi, oh Gigi, non facciamo tanto gli scompigli ora. Io volevo capire dove andavo a parare. Reduci dal campo gestito dal nostro Gigi, eccoci qua in cucina con Valentina Pracchia, che realizzerà questo piatto molto interessante, assolutamente invernale, perché c'è il cavolo nero. Titolo del piatto. Allora, carbonara scompigliata, perché siamo allo scompiglio, con cavolo nero.
Attenzione, attenzione, ahimè, per gli appassionati e, come si dice, i cultori della carbonara, manca di guancia volutamente. Perché? Perché è una carbonara vegetale, quindi non dico vegana, è una parola un pochino vegetale. No. Sì, vegetariana. Per i vegetariani. Ok, d'accordo. Sì. Allora, poi se ci volete mettere la guancia, a me piace, anche a lei, però insomma, questa viene realizzata in questo modo. Detto questo, ricordiamo gli ingredienti. Allora, il cavolo che abbiamo colto con Gigi. Poi... Esatto, cavolo nero, poi cipolla e carota per il fondo, uova, pecorino stagionato e semistagionato toscano, pepe, grazie a Dio, e pappardelle. Benissimo. Allora, con cosa si inizia? Col taglio? Inizierei col buttare la pasta. Ah, iniziamo la taglia. Benissimo. Allora, buttiamo la pasta. Ecco, tu utilizzi nella fattispecie non i tradizionali spaghetti, bensì... pappardelle, proprio per non rimandare al concetto primitivo della carbonara. Bene. Ok, comincerei facendo il fondo. Ecco, ricordiamo che siamo all'interno della cucina del ristorante Lo Scompiglio, che si trova, ribadiamolo ancora, all'interno dell'azienda, appunto, dello Scompiglio, nella frazione di Vorno, nel comune di Capannori, Lucca. Così abbiamo Italia, regione Toscana, Italia. Ho detto tutto, va bene? Se vogliamo, Europa, mondo. Allora, ricordiamo a questo punto carote. Carote e cipolla per il fondo. Andiamo ad aggiungere anche il gambo del cavolo nero, che se non lo facessi stufare con il soffritto rimarrebbe comunque duro sotto i denti. Quindi andiamo a sfogliare il cavolo nero. Guardate la manualità, come, ecco, guardate, dovrebbe arrivare molto bene la parte. Eccola finale qua. Ecco, guardate. Uno, bene, ancora fare due. Un'altra. Bob, ce l'hai proprio in stretto? Bene, guardate come si pulisce il cavolo, cavolo nero. Eccolo. Eccoci qua, bravissimo. Adesso, ok, che ci fai con i gambi, diciamo? I gambi vanno nel fondo, arricchiscono e danno struttura. Della serie non si butta via nulla, non si butta via nulla né a Firenze, né a Pistoia, né a Arezzo, né a Livorno, ma soprattutto a Lucca. Qui hanno la manina corta e non si butta via nulla. Esatto. Vero? Bene, vai. Ok, questo lo facciamo andare una mezz'oretta. Dopodiché andiamo a mettere anche il cavolo nero in foglia, che deve però stufare, perché non lo bollo prima, ma lo faccio cuocere in padella, deve stufare una quarantina di minuti almeno. Tu però l'hai già fatto, no? Già fatto. Noi allora andiamo a vedere, anzi guarda cosa facciamo. Facciamo questa bella operazione. Facciamo vedere al nostro Bob, così inquadra e ribadisce ancora tutti gli ingredienti che utilizza. Allora, la cipolla, carota e il gambo del cavolo nero per il fondo, la foglia del cavolo nero a seguire, poi pasta, chiaramente, uova, pecorino e pepe. Ora però ancora l'uova e il pecorino e il pepe non sono entrati in gioco. Esatto. Perché entreranno successivamente. Infatti, allora, intanto qui stiamo andando avanti con la bollitura. Senti, mentre tu fai, ecco, sbatti le uova, vai. Apriamo le uova, ecco, guardate. Togliamo un po'. Togliamo l'albume. Perché questa operazione? Aspetta. Perché nella carbonara va soltanto il tuorlo. Vedete, anche questo è bene precisarlo. Eh sì, assolutamente. Okay. Solamente il rosso. Esatto. Il rosso d'uovo. E dei pecorini che io ho selezionato, sono tutti toscani. Anche se la carbonara sappiamo benissimo che è una tradizione assolutamente laziale, quindi il pecorino... Non andrebbe il pecorino, ma chiaramente andrebbe il pecorino romano. Noi mettiamo del pecorino toscano. Più delicato. E una macinata di pepe. Meno aggressivo quanto il pecorino, vero? Sì. Rispetto a quello romano. Ok. Sbattiamo. Questo ci servirà poi per la mantecatura della pasta. Perfetto. Ok, senti, che si mangia di buono nel vostro ristorante? Fammi una specie di piccolo escurso. Iniziamo da due antipasti, due primi e due secondi che consiglieresti, vai. Allora, consiglierei sicuramente il vassoio vegetariano, che un po' ci caratterizza, perché è un vassoio preparato con 6-7 chicche che cambiano molto spesso e che ripercorrono un po' la stagionalità e quello che ci arriva dall'orto. Poi passerei a una tartare sicuramente, che è una tartare di manzo fiorentino. Allora si mangia la carne. Si mangia la carne, chiaramente. Si mangia la carne. Poi ci sono... Pensavo che fossero tutti vegetariani. No. Allora c'è anche qualche carnivoro. Esatto. Perché pensavo fossero tutti vegetariani. Quelli bassi sono vegetariani, quelli alti sono carnivori. Sono carnivori, sì. Ho fatto una mia dissertazione personale. Bene. Senti, poi, e per quanto riguarda invece le nazionalità, so che voi avete molti stranieri che vengono a mangiare. Sì, soprattutto d'estate. Inglesi? Inglesi, olandesi un sacco. Ma sono dei buoni mangiatori?
Sì, sì, più che altro si approcciano molto volentieri alla cucina nostra. Bene, stavi facendo questo escurso. Allora, primi piatti. Primi piatti, abbiamo degli anelli di mais e riso, che sono fatti appunto con farina di mais e riso, che noi condiamo con della salsiccia, appunto, un pesto di rucola, della nostra rucola, mandorle e scorza di limone, per esempio. Altrimenti abbiamo un classico ragù bianco, però non il classico ragù. Tutta farina del tuo sacco, eh? Tutta farina del nostro sacco. Come nasce un piatto? Raccontaci un pochettino. I tuoi piatti nascono, yeah. Io sempre discorsosamente dico, qualche volta dopo una nottata tempestosa, no. Oppure così? No, dopo una nottata di riposo. Ah, benissimo, così ha le idee più chiare. Esatto. Nascono con Gigi, perché in base a quello che lui ci porta dall'orto, noi aggiustiamo un po' il tiro con le erbette aromatiche, aggiustiamo un po' il tiro con la frutta secca, con gli agrumi. Gigi che... è un frate? No, no. Gigi è responsabile dell'orto. Lo sai perché si dice sempre che si zappa, com'è la storia? Beh, non mi viene quella dei frati, ma insomma era bellina. D'accordo. Con frate zappa l'orto. Ecco, esatto, cioè, viene così. Vabbè. Sì, ora se lui stia con i frati non lo so, magari. Ma che convivenza con qualche frate. Bene, un esempio di un secondo? Un secondo abbiamo il peposo alla lavandaia. Peposo alla lavandaia, che è il nostro vino. Ripeto, non è la lavandaia che mangia il peposo, ma è la lavandaia il nome del vino, esatto. Ecco, che poi vedremo anche in abbinamento. Beh, poi, dopo questo abbiamo dei filetti alla griglia o bistecca alla griglia, o la farà una ripiena. Però un'altra cosa che facciamo, cacciagione anche, sì, penso, qualcosa. Ok, okay, allora, penso che ci siamo. Ora che succede? Scolerei la pasta. Vai, scoliamo la pasta. Attenzione, abbiamo 3 minuti. Sì. Bene. Allora, scoliamo la pasta, che naturalmente faremo saltare all'interno del cavolo nero. Del cavolo nero, ovviamente. Precedentemente stufato, perché ecco, guardate un po'. Per ovvie ragioni di tempo. Saltiamo. Saltiamo la pasta. Attenzione, perché ancora non è entrato in gioco l'uovo. Esatto. Deve andare, deve insaporirsi un po' con il cavolo. Poi rilascia un po' di amido. Esatto. Che fa la cremina, che è importante. Un po' di cremina e poi amalgamiamo il tutto, togliendo dal fuoco, amalgamiamo il tutto con l'uovo. Ecco qua che arriva. Sì. È stato già assemblato insieme. Sì. Ai pecorini stagionati al pepe. Benissimo. Toscani. Sì. Precisano. Vettinia toscana, quindi. Se vedete un attimino di nebbiolina, siamo nella Valpadana, vedete, e questo è il vapore acqueo, naturalmente dell'acqua che sta bollendo. Okay. E questo in un minuto e mezzo riesce ad amalgamarsi. Attenzione bene, il passaggio, sì, è importante. Ecco, pensate, in questo momento c'è un profumo di cavolo nero intenso, meraviglioso, che ci inebria. È bellissimo, è buonissimo. Veramente, è un, proprio come si dice... Faccio un bel respiro a sotto zero. Ecco, sotto zero, perché naturalmente ricordiamo che il cavolo nero è sinonimo di inverno e quindi di gradazioni molto basse. Esatto. Ci siamo. Bene. Impiattiamo. Dov'è il piatto di portata? Adesso arriva, apparirà magicamente. Spostiamo il tutto. Eccolo qua. E andiamo. Io ti tengo, guarda. Il piatto mettilo più cortesemente. Ecco, bravissima. Vai. Eccolo qua. E facciamo questa operazione. Pochi istanti al termine. Voglio ricordare, mentre tu fai questa operazione a nido di rondine, guarda che bello, poi ragazzi c'è una fantasia poetica in cucina, perché io certe volte dico che bisogna scrivere il primo libro dei menù d'Italia. Perché? Perché c'è una filosofia, una fantasia dei menù. Io dico sempre, uno su tutti, la mitico mousse pesce veloce del Baltico, che non è altro che polenta e baccalà. È pazzesco, però se viene servito mousse del pesce, con pesce veloce del Baltico, qui sembra chissà cosa, no? Pensate come cambiano. Allora, attenzione, ricordiamo gli ingredienti di questo piatto, titolo del piatto. Allora, carbonara scompigliata di cavolo nero. Vai. Allora, gli ingredienti sono naturalmente il cavolo nero, cipolla e carote, uova, pecorino stagionato e semistagionato toscano, pepe. Beh, e naturalmente la pasta è? Una pappardella. Fatta con farina? Farina di grano duro. Prendi il tutto? Benissimo. Vai, veloce passatina di pepe, ci siamo. E allora, attenzione, vai, andiamo nella sala da pranzo per l'assaggio. Paolo, stiamo arrivando.
Bene, Paolo, il momento è giunto. Ecco a te questo bellissimo piatto che ha realizzato la nostra Valentina Pracchia, che adesso prende posizione. Andiamo quindi ad assaggiarlo, a commentarlo. Primo, intanto il fatto che non ci sia la guancia ti dispiace a te? Oddio, nella letteratura la carbonara sarebbe... Però, visto che questa è scompigliata, per ecco, l'appunto... Bene. No, anzi, è interessante questa variazione. Sentiamola. Bene, sentiamola. Allora, tu vai ad assaggiarla, intanto andiamo a presentare anche Francesco Del Rosso, che è il vignaiolo della Lavandaia. Che cos'è la Lavandaia? È l'azienda vinicola, vero? No, l'azienda vinicola è l'azienda dello Scompiglio. Dello Scompiglio, scusa. La Lavandaia madre è un vino che produciamo noi in azienda e viene dalle vigne più antiche presenti in azienda. Facciamo una piccola parentesi: la Lavandaia ricorre sovente all'interno di questo territorio, perché ricordiamo che anticamente Vorno era proprio il centro nel quale si lavavano i panni praticamente ai lucchesi. Esatto, appunto, assaggia. Appunto il nome infatti viene dato ai nostri vini per questa cosa qui presente. Allora iniziamo alla prima domanda: intanto da quanto tempo esiste questa azienda vinicola? L'azienda vinicola è dal 2009 che abbiamo cominciato a produrre vino. Quanti tipi di vino producete? Noi facciamo tre tipi di rosso. Bene. Facciamo la Lavandaia madre, che è un 70% sangiovese, 30% cannaiolo colorino, delle vigne più antiche presenti in azienda. Un vigneto stimato intorno ai 45-50 anni d'età. Poi facciamo sempre un 70% sangiovese e un 30% cannaiolo colorino, delle vigne al piano, vigne più giovani, un vigneto di 9 anni di età. E poi facciamo un Syrah in purezza. Perfetto. Nel caso specifico, che vino ci suggerisci per questo piatto? Per questo piatto io vi suggerisco un vino di Lavandaia madre. Bene. È un vino che fa 13 gradi di gradazione alcolica. Si sente molto i sentori della ciliegia, del sangiovese, la ciliegia matura sotto spirito. Puoi mescere, vai. Ok. Bene, allora intanto sentiamo il parere di questo piatto. Ripeto, si tratta di una carbonara vegetariana che ha realizzato la nostra Valentina Pracchia, e sentiamo il commento di Paolo. Beh, vegetariana, ma in ogni caso non vegana, perché abbiamo comunque la presenza del tuorlo di uovo. Allora è una carbonara, è di fatto una carbonara, cioè tutti i sentori della carbonara, con molta precisione tra l'altro, con questo dettaglio che non è assolutamente insignificante del cavolo nero, e che non fa rimpiangere, appunto, come si diceva, la mancanza di carne. Anzi, è un piatto che ha una sua ricchezza, una sua particolare piacevolezza, e il cavolo nero che ha preso la ghiacciata, come si sa, come si è detto nell'orto, eccetera, è nella sua espressione migliore. Benissimo, allora complimenti alla nostra Valentina. Grazie. Sei soddisfatta del commento? Molto soddisfatta, ecco. Grazie. Bene. Vorrei anche un parere da parte di Paolo Pellegrini di questo vino che ci ha presentato il nostro Francesco Del Rosso. Vino molto interessante, vino piuttosto particolare, vino non consueto. Gli spigoli del Sangiovese, anche se nasce su terreno sabbioso, e questo potrebbe fare un attimo sussultare, gli spigoli del Sangiovese continuano a sentire, anche perché è ben accompagnato dal cannaiolo e colorino, che come è noto sono uve che arrotondano un po', ma non sono Merlot, per capirsi. Quindi è un vino che pur avendo le finezze dell'affinamento in legno, eccetera, mantiene la sua caratteristica di veracità, ecco, di vino bel vino di territorio, bella acidità, belle freschezze. È un vino molto interessante. Comunque azzeccato con questo piatto? Sì, direi proprio di sì. Sì, bene. Bene. Allora, grazie a Paolo Pellegrini, grazie al nostro Francesco Del Rosso, grazie alla nostra bravissima Valentina Pracchia, e a questa vogliamo ricordare un attimino da chi è composto il tuo staff. Allora, il mio staff in cucina sono io con Sabre, Lorenzo e Anna, e in sala c'è il gestore, che è Lando, e ci sono tre addetti di sala, che ricordiamo i nomi: Federico, Lara e Greta. Benissimo, allora ci siamo. Allora, a questo punto non ci resta che brindare a questo bellissimo luogo fatto di giovani e bravissimi, devo dire, professionisti di questo settore. Se ancora non siete venuti, magari ve lo consiglio, lo Scompiglio. Ecco, a un tiro di schioppo, naturalmente, da Lucca. Siamo appunto nella frazione di Vorno, comune di Capannoli.
Grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre alla stessa ora.